Fantasy.it. È come prendere Apocalypse Now, è come prendere Predator, è come prendere il cinema più bello di Apichatpong Vera Sata Cool, che non è l'ultimo, ma è Tropical Malady e Lo Zio Bonmè, e quindi non è Memoria. Ecco, è come prendere Apocalypse Now, Predator di John McTiernan, il miglior Apichatpong Vera Sata Cool, e ci mettiamo anche una spruzzata di Neon Demon di Nicholas Winding Refn sul finale, con i triangoli che possono essere rivolti verso su, o come dice Refn in Neon Demon, verso giù. Tutto questo è Disco Boy di Giacomo Abruzzese, e che è un film molto interessante, molto moderno, come direbbe Christian De Sica in Vacanze di Natale, e mi è piaciuto da morire. Ha vinto con Hélène Louvert la miglior fotografia all'ultimo Festival di Berlino del 2023, dove era l'unico film italiano in concorso, ma è un film molto bello perché anche è un film non solo italiano, nel senso che vi dico solo i paesi che vengono coinvolti, anche solo vengono nominati in questo film: Bielorussia, Polonia, Francia e poi Nigeria. E siamo in un film interessantissimo che sposa The Apocalypse Now, sposa gli elicotteri, la giungla, il primo grande Vietnam movie, anche più del Cacciatore di Cimino, che era poco prima di lui, come estetica, diciamo, come questa idea ovviamente del Vietnam che avremmo visto in tutti gli altri film dopo, e quindi anche un certo tipo di stato di allucinazione, e la giungla e il vivere la giungla, è il senso della giungla, e l'elicottero, e anche un certo tipo di anche guerra dentro la giungla, e quindi di posizione più o meno imperialista di un paese rispetto a un altro, e poi soprattutto la sensualità dell'essere soldato nella giungla, di Apocalypse Now. Poi di Predator prende il punto di vista infrarossi all'interno di un concetto d'azione onestamente, spiccatamente commerciale, che mi ha veramente fatto impazzire, perché avere un approccio art house e avere l'intelligenza di sapere quanto è importante, anche quanto è colto e quanto è legittimo dentro l'audiovisivo il concetto di commerciale unito a una funzione narrativa del prodotto audiovisivo, questo è un regista che pensa in grande, e questo è un regista che va oltre gli steccati anche ignobili che qualcuno ha posto su cosa è cinema e cosa non è cinema ultimamente. Questo è uno che travalica, ovviamente, perché ha capito tutto, e quindi prende da un capolavoro come Predator di McTiernan, ipercommerciale, il punto di vista infrarossi, e lo inserisce in una scena che d'azione purissima, bellissima. E poi di Apichatpong, del nostro amato Apichatpong, non quello di Memoria, che francamente quasi ai limiti dell'orribile, ma l'Apichatpong di Tropical Malady e di Zio Bonmè, e cioè la possessione, anche lì un concetto di giungla e la trasmigrazione delle anime, e che avvicina questo concetto all'horror, e di Nicholas Winding Refn il concetto del neon e del triangolo, che Refn punta verso il basso perché è una sorta di potere femminile demoniaco e terrigno, nel suo bellissimo omaggio a Suspiria sulla strega che fa la truccatrice a Hollywood e cerca nuove streghe, forse si innamora di una nuova strega.